Buongiorno Fiorellini, buongiorno, come va? Oggi straordinariamente è una giornata di sole terso, non il sole terso, l'aria è tersa, pulita, limpida, cielo azzurro, però freddo. Ieri sera abbiamo fatto un grande successo, io e Rudy, al clubhouse di Salice Terme, e sì, a 90 km da Milano, una ridente cittadina, riapriva il locale dopo tanto tempo, dopo 2 anni, e quindi è stata una bella occasione. E lo spettacolo è andato bene. È venuta a trovarci anche la grandissima interprete Roberta Bonanno, che si esibirà prossimamente, quindi ha fatto, diciamo, una piccola sortita insieme a noi nel locale, e naturalmente, visto che c'era, ha cantato anche un po' con noi, quindi alla fine è venuta fuori una bella storia. Anzi, magari poi alla fine di questo video Rudy mi manderà la foto di noi tre che cantiamo, Rudy, ok. Bene, tornando a casa ieri notte, sono rientrato verso le 3 e facevo veramente un freddo cane, però oggi è una giornata, non so se sarà riscaldamento del pianeta, che fa l'effetto contrario per il momento, un freddo, come dice Verona, un freddo becco. Ciao mamma, come va? Stai bene? Ti mando un grande bacione, un grande saluto, un grande bacio. Le notizie di oggi sono da prendere un po' così. Come aveva preventivato Zan Grillo, già io l'avevo detto nei giorni scorsi, è in corso una campagna di terrore nei confronti dei lettori e in generale di noi italiani. Cioè, di nuovo si sta tornando a far paura, la quarta ondata, la quinta ondata, dopo la quarta la quinta, dopo la quinta la sesta. La percentuale, l'incidenza sui positivi non viene ritenuta importante, ieri era l'1,2, nonostante questo dato secondo me è abbastanza sintomatico, curioso. E invece ci sono altri, non so, termini, RT, T1, so, T2, il tutto per farci star male, insomma. È importante che noi sappiamo che i contagi salgono e che tutto dobbiamo correre ai ripari, mantenere le mascherine, insomma. Sono stufo ormai di dire queste cose. Curioso invece è quello che vorranno fare in Austria e anche in Germania, cioè mettere un po', diciamo, non la mascherina ma proprio il bavaglio ai Novax, perché insomma li vogliono mettere fuori legge in qualche modo. Ok? Ma ognuno agisce secondo i propri criteri, se proprio le proprie leggi. Andiamo a un'altra notizia del Corriere che mi ha fatto molto così pensare. Cioè, è saltato fuori che il defunto Kirk Douglas, un divo assoluto del cinema, protagonista di film straordinari, addirittura avesse abusato di Natalie Wood quando lei aveva 16 anni. Il tutto è saltato fuori adesso perché è scritto un libro, la sorella di Natalie Wood, in cui denuncia questo episodio. Dice che fu la mamma addirittura a gettarla tra le braccia, a quanto pare molto violente, di Kirk. Lapidario è stato il commento di suo figlio Michael Douglas, il quale ha detto: riposino in pace, e mi sembra una giusta, un giusto viatico, che Dio mi perdoni. Certo, a questo punto chiunque può dire qualsiasi cosa e si può addirittura anche sospettare che Chopin avesse abusato di George Sand. Mentre componeva un notturno l'abusava sul pianoforte. Scusate, mi assiedo per non piangere.
insomma, questo è il mondo in cui viviamo, purtroppo dobbiamo prenderlo un po' così con beneficio di inventario. Certo che fa male vedere che uno dei più grandi attori, ma soprattutto un personaggio straordinario, quando gli girò Orizzonti di Gloria e di Stanley Kubrick, e poi insomma si diede da fare uno dei film più straordinari contro la guerra, e fu quel maniaco di Kirk. Vabbè, allora, la guerra dei cent'anni si protrasse per 116 anni, dal 1337 al 1453. Vide contrapposti francesi e inglesi e si concluse con la cacciata di questi ultimi dal continente europeo. Che sfiga però per quelli che nascevano lì. I ragazzi hanno dovuto fare 100 anni di leva militare, un secolo.